Ora, io faccio una domanda a voi questa sera. Qual è la vostra forza? Sapete qual è il rischio di una persona intelligente? Pensare che la sua forza sia la sua intelligenza. Sapete qual è il rischio di una persona bella? Pensare che la sua forza sia la sua bellezza. O il rischio di una persona che ha i soldi? Pensare che la sua forza sono i suoi averi. Ognuno di noi ha dei punti di forza dentro la propria vita, ma questo è l'inganno. Noi ci convertiamo quando capiamo che l'unica cosa che ci rende cristiani è essere forti di Gesù Cristo, non di qualcosa che noi abbiamo. Decentrarci significa assumere quella posizione di umiltà in cui tu dici: posso essere anche la persona più intelligente al mondo, ma c'è qualcosa di più grande della mia intelligenza. C'è qualcosa di più grande della mia salute, della mia forza, della mia bellezza, dei miei averi. E scoprire che noi siamo cristiani soltanto quando Gesù Cristo diventa il centro essenziale della nostra vita. E vedete, fratelli, non importa che cosa facciamo nella vita, non importa se siamo madri, padri, preti, suore, studenti, anziani, non è importante dove ti trovi. Questa chiamata è chiamata di tutti i cristiani, non di qualcuno. Soltanto quando Gesù assume questo centro, la tua maternità ti santifica. Soltanto quando Gesù è al centro, tu fai il muratore, fare il muratore ti santifica. Soltanto quando questa santità è al centro, tu hai una malattia, quella malattia ti santifica. Ma se Gesù non è al centro, sapete come viviamo? Come ci racconta il Salmo quando dice: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. E prosegue: invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate il pane di sudore. Il Signore, tutta sta roba, ne dà ai suoi amici nel sonno. Diciamoci la verità: quante volte noi siamo stanchi, sfiniti, e ci sembra di andare a vuoto nella vita. Ci svegliamo la mattina, cerchiamo di essere onesti, di fare il nostro lavoro, di farlo bene, eccetera. Però c'è qualcosa che manca. Sì, ti stai poggiando su di te, non su Cristo. Francesco comprende questo passaggio. Ecco perché la sua domanda non è più: perché non fai quello che mi hai messo nel cuore? Perché non realizzi quello che mi sono immaginato della vita? La domanda di Francesco non è più perché, ma è: cosa vuoi che io faccia?